Come ogni mese vi raccontiamo il motociclismo in edicola. Questa volta lo facciamo da un contesto del tutto esclusivo, il circuito di Monza, il nostro circuito di collaudo. È qui infatti che motociclismo svolge tutti i suoi test, le sue prove più spinte, più sportive. Ed è da questo giro turistico dell'autodromo Brianzolo che vogliamo appunto raccontarvi che cosa vi riserva il prossimo numero. Motociclismo di novembre è dedicato dunque a Marco Simoncelli. La storia, la carriera, le immagini e i perché di un incidente che ci ha portato via questo grandissimo campione italiano. Grande attenzione come sempre anche ai test. Abbiamo provato la Husqvarna Nuda 900R, la moto italiana motorizzata BMW che per certi versi unisce il segmento delle naked con quello del motard, quindi moto molto agile e molto divertente. E poi c'è il test dell'Honda Integra, motore bicilindrico, trasmissione a catena per il nuovo arrivato della casa giapponese che unisce i vantaggi e la praticità di uno scooter col piacere di guidare di una motocicletta. Anche all'edizione 2011 dell'EICMA, motociclismo si presenta con tantissime iniziative. Intanto viene offerto uno sconto del 50% a tutti gli iscritti al nostro club. E poi non manca l'immancabile appuntamento con la Drag Race. In sella alla Aprilia Tuono potrete sfidare i nostri tester e chi realizzerà il tempo migliore si porterà a casa la Naked di Noale. E poi di fianco, di contorno, per così dire, a queste iniziative, anche la moto più bella del salone, le prove di ABS in collaborazione con Bosch, la scuola di guida per donne e tanti giochi come quelli offerti dal Casinò di Campione all'interno del nostro stand e anche quelli proprio di nostra iniziativa come indovinare il rumore di una moto. Come ogni mese, molto ricca la sezione dedicata al turismo. Abbiamo attraversato i colli Euganei in sella alla BMW F800R e poi storie di strada, la Tiburtina Valeria da Roma a Pescara. E siamo proprio qui sul punto di staccata dopo il serraglio, prima dell'ingresso nella storica variante Ascari, un circuito e una curva mitica per il Mondiale Superbike. Ed è da qui che ci riallacciamo per celebrare il Mondiale vinto da Carlos Checa e della sua Superbike di Borgo Panigale che abbiamo provato in esclusiva sul circuito di Portimão. La prova di oggi si è praticamente conclusa, tutte le moto che abbiamo testato a Monza le troverete sui prossimi fascicoli di motociclismo e intanto noi aspettiamo i vostri commenti sul numero di novembre sia sul nostro sito internet sia su Facebook.